Adesso andiamo nella provincia centrale della Sardegna, nel cuore della nostra regione, andiamo a Macomer. Giovanni Biccai, che è stato vice sindaco nella scorsa legislatura e attuale assessore comunale di quel comune, è stato capace in questi anni di interpretare al meglio la missione di servizio alla propria comunità. Lui che ha guidato anche il nostro movimento nella provincia di Nuoro, è a lui che do la parola. Giovanni Biccai. Buonasera, già v'ora. E se c'è uno che gode di questa cosa sono io in questo momento. E mi dispiace che ultimamente non sono stato molto vicino a Mauro per una serie di cose, ma la mia presenza qua era fondamentale oggi. Perché dobbiamo fare le cose per quel ragazzo che è sceso adesso, che ha detto le cose che ha detto, perché gli dobbiamo consegnare un'isola diversa, quella signora di Olluvi Pistolas, sì, forse Olluvi Pistolas, si dice così, no? Dice vado avanti con le pistole, no, deve andare con quello che ha detto e con quello che ha fatto, che è gente, è di gente come lei che abbiamo bisogno, di quella ricercatrice che è venuta qua e ha detto la scrittrice, ricercatrice, mi vergogno davvero, abbiamo solo perso tempo in questa regione, ma veramente abbiamo perso tempo. Abbiamo perso tempo e ne abbiamo fatto perdere a un sacco di gente che come me aveva anche voglia di fare cose importanti. Faccio l'amministratore da quando avevo 18 anni, ma mi sono rotto le palle. Perché avete sentito Cristiano, avete sentito il sindaco di Ghilarza, cosa vuol dire fare oggi l'amministratore? È improponibile, cerchiamo di fare i matrimoni con i fichi secchi. E allora c'è bisogno di un'idea, quell'idea di quella persona che in questi anni veramente ha girato la Sardegna, ha conosciuto le persone, ha imparato che cosa bisogna fare e al quale dobbiamo dare fiducia in una dimensione nuova. In quella dimensione di unità che stiamo cercando tutti, ma per risolvere quei problemi che sono semplicissimi, pensate solo, non siamo riusciti, io faccio il veterinario di professione, ma avete sentito parlare tutti di peste suina africana. Non siamo riusciti in 40 anni a risolvere il problema della peste suina africana. Un signore che si chiama Fidel Castro ha deciso a Cuba di ammazzare tutti i maiali che c'erano, si chiama stamping out in medicina veterinaria all'inglese, cioè vuoto totale con l'uccisione di tutto ciò che era l'unica cosa da fare. Per 3 anni ha lasciato libera Cuba dalla peste, dopo 3 anni li ha rimessi dentro di nuovo quei maiali che vende probabilmente al Venezuela piuttosto che alla Bolivia. Noi non riusciamo a esportare un maiale, anzi le nostre salsicce le facciamo con i maiali olandesi e fra l'altro passiamo anche la trichinella alle persone. Abbiamo perso tempo perché pur promuovendo situazioni di produzione energetica attraverso varie forme non siamo riusciti neanche a tenere quell'energia da noi per poter consentire alle imprese di avere quel futuro, come diceva quel ragazzo, è la verità. Bastavano due coglionerie, non siamo riusciti a portarle avanti. Nella nostra zona industriale, ma com'è, ha perso negli ultimi 5 anni 2.880 posti di lavoro. Ma puoi vivere tu? Non può vivere nessuno. Che cosa vuoi che faccia un amministratore? Ci vuole quella testa che ha capito come funziona, ma l'ha capito da quel dì. L'avesse fatto prima, come gli avevo detto un sacco di. Intanto non avrei preso tutti i calci in culo che ho preso facendo l'amministratore da tutti quelli che sono passati ad amministrare, no? Perché alla fine è così. Quando ti giri attorno con certa gente, sei amico di Mauro Pili, l'hai invitato a casa tua, ma com'è? Vaffanculo. Grazie Giovanni.